Ciao, oggi farò il couscous con le verdure, che è un piatto molto leggero e che sazia parecchio. Poi lo accompagneremo con un secondo. Prendiamo intanto 100 ml di acqua e li facciamo bollire. Adesso accendiamo la giusta. Ok, mentre quelli si scaldano, tagliamo prima la carota, la tagliamo a rondelle. In una padella antiaderente con un cucchiaino d'olio andiamo ad aggiungere le nostre carote. Poi taglieremo anche le zucchine e infine aggiungeremo la cipolla. Questa possiamo tagliarla per esempio per lungo di nuovo e poi tagliarla qua diagonalmente per fare un po' diverso. L'acqua sta bollendo, aggiungiamo un mezzo cucchiaino di sale e adesso aggiungiamo 100 g di couscous precotto. Questo assorberà tutta l'acqua. Spegniamo pure la fiamma. Lo mescoliamo. E lasciamo che assorba. Nel frattempo possiamo aggiungere le nostre zucchine alle carote. E tagliamo grossolanamente la cipolla. Aggiungiamo anche la cipolla. Un po' di salsa di soia per dargli un po' di sapore. E mescoliamo. Ok. Quando queste verdure cominciano a essere cotte, decidete voi quanto croccanti le volete, e il couscous è pronto, aggiungiamo il couscous alla padella. E poi andiamo a mescolare. Se trovate che il couscous è troppo duro, prima di aggiungerlo alla padella, aggiungete un altro po' di acqua e lo rimettete sulla fiamma. Ok, andiamo a servire. Buon appetito!